tempo è passato velocemente, troppo velocemente. Io questo 29 gennaio del 79 me lo ricordo come se fosse ieri, eppure sono passati più di 40 anni. E lascio una figura che è in grado di affrontare le sfide nuove e complesse che derivano dal cambiamento del mondo. Ecco, è stato detto autorevolmente che il servitore dello Stato ha tre caratteristiche: la conoscenza, il coraggio e l'umiltà. Io sono d'accordo e penso che i magistrati debbano riflettere sempre sul senso e il significato di questi termini. La conoscenza va ben oltre la mera autonomia del giuridico penale che oggi caratterizza la cultura media dei magistrati, ma significa soprattutto conoscenza dello sviluppo della società, della sua struttura economica, della sua struttura sociale, continua interconnessione di saperi e costante e profonda informazione. È un profondo rispetto delle regole, significa profondo rispetto delle regole. Le regole devono essere rispettate in primis proprio dai magistrati. È il vero limite all'indipendenza e all'autonomia che la Costituzione ci assicura, è la cifra reale del nostro comportamento. Che operiamo? Noi dobbiamo essere responsabili per le conseguenze delle nostre scelte. Insomma, il coraggio responsabile, virtuoso, generoso e soprattutto consapevole dei propri limiti umani, espresso dal mito di Ettore verso Achille, individualista ed egocentrico. Non è la prima e non sarà l'ultima tempesta che l'ufficio si trova ad affrontare. I risultati ottenuti dimostrano un'organizzazione vitale sempre innovativa. I magistrati anche i BPO, così come il personale amministrativo e la polizia giudiziaria, alla procura di Milano hanno sempre dimostrato un grande spirito di lavoro e di sacrificio, desiderio di intraprendere sempre strade nuove, senso di appartenenza e memoria della storia dell'ufficio. Questa consapevolezza e questa fiducia continuerà a rappresentare la vera bussola che guiderà la procura. Questo è il mio augurio nel momento in cui lascio l'ufficio dove ho lavorato per 43 anni e vi ringrazio per avermi accompagnato in questo lungo percorso. Quella diciamo ufficiale, l'udienza è difficile, ma io sono sicuro che adesso tutti i pochi che sono recati alla seduta con la bagnata, giacca bagnata, ma fu un abbraccio anche per come poi successivamente. Ruggero, non so se è presente, e tu col gusto della